Rico. Siamo arrivati in a San Marino. Ho usato la macchina. I ragazzi. Ormai posso cadere in bicicletta. Scusate. Sto dicendo, ragazzi, sono pieni fulcuni, imballati, stracolmi. Macchina scarica, adesso. A ritirare. Dobbiamo andare. Dobbiamo andare al municipio a prendere il salvacondotto. Il salvacondotto. Rigo, siamo arrivati al municipio a prendere questo famoso salvacondotto. Ci siamo fermati all'alimentare per andare a mangiare. Diciamo che a carichi siamo belli pieni. E qui, ragazzi, guarda. Comune di Sainte-Marie, Cammino dei Briganti, ritiro salvacondotti e testati. Ok. Io prendo questo salvacondotto e poi ci mangiamo qualcosina, giusto? E facciamo il pieno prima di partire. Prima tappa, bisogna arrivare a Santo Stefano. Vedi che ci davano un'ora e mezza, vero Briga? Sì, un'ora e mezza davano. 5 km circa. Sì, 5 km e mezzo. Noi oggi ovviamente abbiamo deciso di accorparne due, quindi dovremmo arrivare a Nash, che sarebbe in teoria da Cartina, la danno come seconda tappa, ma noi ovviamente, perché siamo a livello pro, siccome è il nostro primo barra secondo cammino in tutta la nostra vita, possiamo permetterci già di farlo. Qui siamo in un bivio, dove andremo? Qua. Santo Stefano, 1 ora e 25. Non mi ricordo se ho preso la tenda, Briga. No, veramente, perché l'avevo tolta. Non mi ricordo, ma forse c'è la casa. Cosa abbiamo nel menù per stasera, Briga? Ho il budo con riso. Alla pescatore, no? Della Knorr? Sì, della Knorr, riso pronto. E più bisogna riuscire ad arrivare con l'acqua, perché se no il riso non lo cuoci. Mangiamo la polverina. Qua, ragazzi, siamo quasi arrivati a Santo Stefano, ma siamo già cotti. Siamo tutti molli. Una salita paurosa all'inizio. Siamo tutti molli. 5 km, adesso non sono salito. Io mollo, ragazzi, mancano 5 km all'arrivo a Nash, che è la nostra prima tappa, ma ce li fanno sudare tutti questi ultimi chilometri. Ci eravamo illusi che era molto pianeggiante la strada inizialmente, ma qua si fa dura, si fa veramente dura. Oddio. Oh. Finirà anche la salita. Rigo, ci arrivate? Arrivati. Come fate, ragazzi? Oh, arrivare a Nash, ma è stata veramente dura la gara. Mi ho avuto prima quella salita che vi raccontavamo, e poi mi ho avuto una super discesa. Una super discesa che è stata dura, veramente dura. Discesa ma ammassata. C'è le gambe. Le gambe, le caviglie, i piedi. Dobbiamo suonare adesso qui a Felicia. Dobbiamo far timbrare il salvacondotto. Allora, ragazzi, siamo qua, come vedete, a Nash. Siamo un alimentare bar. Nash, frazione di Pescorocchiano, 830 metri dal livello del mare.
Abbiamo deciso di metterci qua, ci accamperemo esattamente qui. Così abbiamo il tavolo. Ragazzi, è vicino a top da notare incandescente. Risotto alla pescatura. Presto, Io avevo un nuovo compagno di viaggio. Bella, gamberi di fiume. Voglio andare. Tende, direi che siamo montati tutti e due. Vai, riso incrocio. Incrocio. Birra generosamente offerta. Da un passante. Da un ragazzo. Passassero tutti così. Adesso dobbiamo fare la prova. Rigo, dai, assaggia. Adesso mi dico. No, adesso assaggia. Com'è? Raccontaci. C'è anche incollato. Raccontaci di te. Sembra tipo. No, è buono, eh? Cioè, non sa di pesce, però. Non sa di pesce, già. Un po' stracotto. Anzi, perché è una fame pazzesca. Cioè, però non sa di pesce. Tutti raga, ci siamo appena svegliati, sono le che ne sono, guardiamoci, 5:38 esattamente, ci stiamo facendo il caffettino perché la mattina ci vuole ovviamente, è il nostro super brigo, facce super assonnate, stamattina con il feedback, i piedi si sentono. Sta abbastanza bene, vi dirò, niente male, non abbiamo dormito un cazzo stanotte ovviamente. E oggi ci aspettano altri 16-17 km più o meno, forse. Matti di farne più 30. Che la valuteremo strada facendo. Sì, perché secondo me è dura. Ragazzi, siamo ripartiti per la seconda tappa, abbiamo il nostro Christian Rigo davanti, oggi dolori, vai, penso potevamo pensare peggio, risvegliarsi messo peggio, ci aspettano 16 km e mezzo, 16 km 6, poi vediamo se eventualmente andare avanti ancora o fermarci a Cartora. Adesso stiamo ritornando indietro per la strada di ieri perché dobbiamo arrivare al bivio solito per poter andare alla deviazione. Sì. Ma ti fanno arrivare su solo per il timbro. Comunque partenza alle 7 del mattino, vediamo dove arriviamo e a che ora. Ragazzi, siamo arrivati a Spedino, sono 2 ore e mezza che siamo a viaggio. Sì, 2 ore e mezza esatto. 2 ore e mezza esatto, ne ho fatto 11 km. Sì, così. 12 km, i cartelli segnano 1:35 l'arrivo a Cartora. Mazza, oggi è una delusione, ancora prima di quanto pensassi. Il nostro compagno qua va sulla via della Duchessa, vuole farla. E lui sa passo. Il matto.
Poi ti niente, scende, se dovesse rimanere a cartone. Ma penso di, al 90% sì. Siamo arrivati a cartone. Stiamo riprendendo, eh. Simboli di cosa? Ah, per me è giù. Devo scendere da. Chi è? Siamo qua a Cartore, siamo appena arrivati qui da Fabio. Che perfetto, io qua. E qua ragazzi ci sono altri campeggiatori come noi. E fortunatamente qua abbiamo le docce, guardate un po'. Laggiù si dovrebbero lasciare i bagni. Questa sera abbiamo prenotato da mangiare al ristorante. Ci tocca dopo questi 42 chilometri che abbiamo alle spalle. Ce la concediamo di brutto, una bella cenettina romantica e Brigo. Si vedono le facce sfinite? Sì. E perché non potete sentire poi che odore facciamo? Guarda, Ah, io non li so. No. Quindi stasera, ieri sera me li patevo tutti io gli odori capiti. Buttiamo nella pentola, eh? Vieni qui. Tocca. Queste girano così attorno alle tende. Te sei lì steso, ti viene lì a becchettare vicino ai piedi. Adesso la butti anche dentro. Oggi risotto con i porcini. Porcini ovviamente freschi, raccolti mentre camminavamo io e Tocca. E gallina, ce la facciamo tra un po'. Sì, Tocca ha fatto un corso online prima di venire a fare il cammino. Lasciamo adesso mezzo qua a Cartore, dobbiamo dirigerci verso lo sciolo per poi andare a Casella di Crete, dove ci fermeremo stanotte a dormire in questo lager campeggio. Non c'è male. Le spalle fanno male. Che ore sono? 6:40? Dai, partiti presto. Speriamo di arrivare presto, così ci rilassiamo un po'.
ragazzi, siamo arrivati a Rosciola, che stava più di 8 km da dove eravamo prima, a Crotura. Sì, salita non si male. E niente, adesso ci facciamo fare il timbro al salvacondotto e prendiamo qualche rifornimento da mangiare per il nostro abrigo. Sostanzialmente abbiamo un bar, piazza, centro, vedete, super macchinoni, qui si sta bene e le case sono tutte belle ristrutturate, direi. C'è il bagno sul terrazzo. Ragazzi, siamo appena ripartiti da Rosciola in direzione Casale delle Crepe. Il nostro BG è. Ci siamo fatti dare un pochino di indicazioni dalla gente del posto, che ci hanno dato un pochino di sentieri. Già, già abbiamo visto qualcosa dalla mappa, però dai, spiegazioni dalla gente del posto ci sono fighe. E che pausettina, caffè al bar. Dov'è che siamo? A Scurchiano de Marsi. Qui i cartelli dicono 1:20 e dovremmo arrivare a Casale delle Crepe. Oggi stiamo abbastanza bene, siamo in forma. Sì, dai, abbiamo fatto quelle pause giuste. Due caffè. Siamo in pompa, ragazzi, siamo in pompa. Andiamo da Matti. Direi che è un bel paesino. Cioè, almeno qua ci sono i servizi rispetto a tanti paesi che abbiamo trovato. Gli ultimi due, Rosciano, qui sono i servizi. Questa salita ci sta. Siamo arrivati alla fine della terza tappa, 21 km, questo qua è l'agri campeggio. 4 ore e 50, sì. Abbiamo anche sbagliato strada, che abbiamo tirato dritto perché non l'avevamo visto. Avrei dovuto chiamare, poi ci ha detto di tornare indietro. Quindi mangiare è questo l'agri campeggio. Ah no, qui dentro c'è. Ragazzi, senti che è fresco qui. Docce. Quando non ti serve lo lasci, non hai cammini infediati. Bella, salute. Perché soldi. Senti salvato. Buongiorno ragazzi, siamo partiti per l'ultima tappa, sono lì, 6:52
E niente, cartelli danno 5 ore 50, adesso vedremo quanto riusciamo a metterci, sicuramente di più con la sosta. E condizione fisica, Brita, come ci andresti? Non so, non credo, non mi viene. I polpazzi cominciano a indurirsi, ovviamente stressing vero, perché tutte le volte diciamo dai, facciamo stressing, invece ciao, va bene, vediamo dove arriviamo. Rigo, guardate qua ragazzi, siamo venuti su da là, in un punto era quasi verticale, però abbiamo tagliato un po'. Madonna, che fatica. Via, via. Prosegue verso Scansano. Oh, sì. Scansano. Ma Scansano è duro, perché il campo non ho detto. Erano 3 km, ma sono 3 km. 60 metri. Scansano. Adesso dobbiamo provare un gratta e vinci, perché ovviamente no, se vinci siamo quasi 500.000 euro, siamo 10 km di corso, questi 10 km online. E non scherziamo, ve li filmo tutti, ve li filmo. Li filmo tutti, li filmo. Voglio andare Scansano sempre. Però sono belline, è un borgo tutto asfaltato nuovo. Ah guarda, sei sono libero. Raga, stiamo arrivando, manca più o meno un chilometro, ce l'abbiamo quasi fatta. Allora,
15 minuti. Bene a tagliare. Tagliare la rotonda, ragazzi. Cosa sei qui? Di là? Noi arriviamo. Ciao. Mi fa sbagliare anche strada. Io tengo la telecamera che se ci investono. Signor, per favore. Bella. Gli ultimi 7:50, ragazzi. È un'emozione che sale piano piano. Riga via Rimini. Taglio. Raga, 10 minuti. Siamo a Tokyo. Ci manca poco. Raga, eccoci. Finalmente ritornati a San Marino qua, ragazzi. Vi ricorda qualcosa questo posto? Nei video che abbiamo fatto all'inizio. Ci siamo! Abbiamo finito ufficialmente il cammino dei briganti. Gira. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ci siamo. Il cammino dei briganti. Gira. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Fatica. Dopo 4 giorni e 100 km, dire che siamo molto finiti. Sì, oggi era un po' complicato, però bello. Dalla camminata dei briganti, ragazzi. Per la fine camminata. Ci vediamo al prossimo cammino. Con la prossima bistecca.